Miei cari fratelli, vorrei essere per voi uno di quei pastori veglianti sul gregge che nella notte del primo Natale, dopo l'apparizione degli angeli, alzò la voce e disse ai compagni: "Andiamo fino a Betlemme e vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere." Andiamo fino a Betlemme. Il viaggio è lungo, lo so, molto più lungo di quanto non sia stato per i pastori, ai quali bastò abbassarsi sulle orecchie avvampate dalla brace il copricapo di lana, allacciarsi alle gambe i velli di pecora e impugnare il vincastro e scendere giù per le gole di Giudea lungo i sentieri odorosi di sterco e profumati di menta. Per noi ci vuole molto più che mezz'ora di strada. Dobbiamo attraversare 20 secoli di storia. Dobbiamo valicare il pendio di una civiltà che pur qualificandosi cristiana stenta a trovare l'antico tratturo che la congiunge alla sua ricchissima sorgente, la capanna povera di Gesù. Andiamo fino a Betlemme. Il viaggio è faticoso, lo so, molto più faticoso di quanto sia stato per i pastori, i quali in fondo non dovettero lasciare altro che le ceneri del bivacco, le pecore ruminanti tra i dirupi dei monti e la sonnolenza delle nenie accordate sui rozzi flauti d'Oriente. Noi invece dobbiamo abbandonare i recinti di 100 sicurezze, i calcoli smaliziati della nostra sufficienza, le lusinghe di raffinatissimi patrimoni culturali, la superbia delle nostre conquiste, per andare a trovare che? Un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Andiamo fino a Betlemme. Il viaggio è difficile, lo so, molto più difficile di quanto sia stato per i pastori, ai quali perché si mettessero in cammino bastarono il canto delle schiere celesti e la luce da cui furono avvolti. Per noi, disperatamente in cerca di pace, ma disorientati da sussurri e grida che annunziano salvatori da tutte le parti e costretti ad avanzare a tentoni nelle circospezioni di infiniti egoismi, ogni passo verso Betlemme sembra un salto nel buio. Andiamo fino a Betlemme. È un viaggio lungo, faticoso, difficile, lo so. Ma questo che dobbiamo compiere all'indietro è l'unico viaggio che può farci andare avanti sulla strada della felicità. Quella felicità che stiamo inseguendo da una vita, che cerchiamo di tradurre col linguaggio dei presepi, in cui la limpidezza dei ruscelli o il verde intenso del muschio o i fiocchi di neve sugli abeti sono divenuti frammenti simbolici che imprigionano non si sa bene se le nostre nostalgie di trasparenze perdute o i sogni di un futuro riscattato dall'ipoteca della morte. Auguri allora, miei cari fratelli. Andiamo fino a Betlemme come i pastori. L'importante è muoversi. Per Gesù Cristo vale la pena lasciare tutto, ve lo assicuro. E se invece di un Dio glorioso ci imbattiamo nella fragilità di un bambino con tutte le connotazioni della miseria, non ci venga il dubbio di aver sbagliato percorso, perché da quella notte le fasce della debolezza e la mangiatoia della povertà sono divenuti i simboli nuovi della sua onnipotenza. Anzi, da quel Natale, il volto spaurito degli oppressi, le membra dei sofferenti, la solitudine degli infelici, l'amarezza di tutti gli ultimi della terra sono divenuti il luogo dove egli continua a vivere in clandestinità. A noi il compito di cercarlo e saremo beati se sapremo riconoscere il tempo della sua visita. Mettiamoci in cammino senza paura. Il Natale di quest'anno ci farà trovare Gesù e con lui il bandolo della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto dell'essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana della pace, la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, la voglia dell'impegno storico, lo stupore della vera libertà, la tenerezza della preghiera. Allora finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi, ma anche quello della nostra anima, sarà libero di smog, privo di segni di morte e illuminato di stelle. E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, straripierà la speranza. Buon Natale!